Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Se vi ricordate, quando feci la recensione sul Banco Sega riscontrammo un problema sulla guida parallela, problema che ho notato che hanno avuto anche gli altri che hanno fatto la recensione su questo Banco Sega. La guida parallela era praticamente inusabile, era corta e in più dall'inizio alla fine tendeva verso destra di 5 mm, quindi praticamente inusabile. Allora ho deciso di crearne una, al contrario degli altri che l'hanno fatta tutti in legno, io ne ho fatta una in ferro ed alluminio. Il tempo di realizzazione è una mezz'oretta, quindi è semplicissima da creare. Ho utilizzato un tubo del 40x20 in alluminio e l'innesto l'ho fatto in ferro, così era più facile da saldare, con un tubo da 35x15. Ho deciso di crearla in alluminio anche perché è molto più leggera e in più, se non ne abbiamo bisogno, è anche più comoda da riporre in un angolo. Niente, ora vi farò vedere come l'ho costruita. Thank you.
Come vedete, ho utilizzato anche il proprio accessorio originale. L'ho creata molto precisa, così quando abbasseremo la leva si incastrerà benissimo.